Nella notte fra il 13 e il 14 luglio del 2017 Babbo Natale è venuto qui al palazzetto dello sport e ha portato in regalo alla comunità cagliaritana una squadra di pallacanestro nella Serie A2 maschile, campionato nel quale Cagliari non giocava da circa 38 anni. Questo regalo si chiamava Dinamo Academy e il Babbo Natale nella circostanza era il presidente della Dinamo Sassari, Stefano Sardara, che aveva deciso già da tempo di aprire un'altra Dinamo a Cagliari, una sorta di filiale, una D-League, come direbbero in America. Questo progetto, bellissimo da un certo punto di vista, perché creava un secondo polo cestistico molto potente in Sardegna, sempre alle dipendenze di Sassari, però non è stato mai gradito dalla comunità cagliaritana, che anzi lo ha sempre quasi rifiutato con sdegno, lo ha rispedito al mittente. E lo si è capito subito, perché fin dalla campagna abbonamenti, molto fiacca, debole, la prima partita di campionato contro uno squadrone, Biella, che l'anno prima aveva vinto la regular season e che la Dinamo Academy aveva battuto. Ma quel progetto è nato sotto una cattiva stella, forse sono stati commessi anche degli errori di comunicazione. Quella squadra era una squadra senza identità, cresciuta come un fungo da un giorno all'altro. Non c'era nessun cagliaritano in squadra, neanche nella dirigenza, se non qualche ruolo marginale. Ed è stato un peccato, perché per 2 anni Cagliari ha comunque visto 4 americani anziché 0 come nei precedenti 40 anni, ha visto dei giocatori di interesse nazionale come Rullo, come Bucarelli, che poi ha giocato nella Dinamo, come lo stesso Ebeling, ha visto poi quelle Ousmane Diop, che adesso è considerato uno dei potenziali giocatori della Dinamo del prossimo anno e che sta facendo la sua gran bella figura anche a Torino in Serie A2. Tutto questo è tramentato, il palazzetto dello sport adesso è chiuso anche per colpa del Covid, si è infiammato molto poco per la verità per 2 anni e resta da dire solo una cosa, che resta il rimpianto di aver perso un'occasione, perché Dio solo sa quando è che potremo rivedere un'altra pallacanestro di A2, speriamo non tra altri 40 anni.